con le squadre che fanno il loro ingresso in campo. Oggi poca affluenza a causa della Covid. Comunque sempre importante avere qualche tifoso al seguito delle proprie squadre. Tutto pronto. Può cominciare questa partita. Il fischio del direttore di gara, subito il primo possesso per la squadra di casa. Con Pistidda per Mastroianni, ancora Origlia, subito attaccato. Cannata, prova ad entrare verso il campo, c'è sta Mariani in mezzo! Proprio lui! Francesco! Pistita! 1-0, tapinna facile facile, vantaggio del Genzano. Assist di Mastroianni, vantaggio del Lazio. Parte il capitano del Genzano Gabbarrini, per poco non colpisce, ma l'ho lasciato per Cannata, prova ad andarsene, Cannata in mezzo, poi quando tocca con il braccio, non giudicato falloso da parte del direttore di gara, poi Origlia ritorna fallosamente. Sul pallone di nuovo il capitano Dario Gabbarrini. In corso del numero 9, prova il piazzato, pallone abbondantemente alla destra di Lograsso, viene attaccato, viene risputata all'indietro la città di Anzio, poi De Marco, verso Razza, il pallonetto. Pallone per Razza! Una botta tremenda! Se non sbaglio del numero 4 Mastroianni, tutto solo Razza, ancora Mastroianni indietro per Magnelli, poggia per Razza, prova a puntare Razza, il sinistro, ancora il tapin di De Marco sotto porta, fa 2-0 per Città di Anzio, minuto numero 11. Sul tiro di Razza, la deviazione vincente di De Marco, 2-0. Risultando sul 2-0 in favore della città di Anzio, con Pistita e De Marco sul tabellino dei marcatori. Qua pallone perso, grandissima risposta di Lograsso col piede. Ancora Genzano che prova a ricominciare da dietro, non è in profondità, Gabbarrini si gira bene, ancora Lograsso e poi Gabbarrini spreca, sicuramente reagito a questo secondo gol il Genzano, ma Lograsso fa vedere tutte le sue potenzialità. Buona qui la difesa di De Petris. Messa laterale in fallo, in attacco, scusate, per la Genzano. Arbotto per Lilli, il destro, la parata di Lograsso e poi il pallone sul fondo. Con la punizione in favore della Genzano, prova uno schema, Arbotto per Lilli. Conclusione ribattuta, poi Arbotto sopra la traversa. Ruggeri per Torno, tocco con il braccio. Punizione, o forse calcio di rigore, non riusciamo ancora a capirlo, penso però sia punizione. Sì, direi di sì. Tiro libero. Gabbarrini contro Lograsso.
fischio dell'arbitro. Ortega, Parrini, lo grasso! Grande risposta! Ancora a scendere. Lilli con la punta. Sempre lo grasso in calcio d'angolo. Adesso prova a spingere un po' di più Genzano in questi ultimi secondi. Fuori dalla portata per impensierire il portierone. Prova più a lanciare verso Cannata. Grande calcio del 7 per De Marco. Arriva con il destro. Pallone alto però. Non è fuori, lanciato da Arbotto, va vicino al grande bersaglio, spavento per Lanzio. Arbotto al tiro, ancora lo grasso, Tagli una finta a entrare verso il campo, poi lascia Pistino qua, anzi no. Incomprensione, sta salendo bene con il pressing il Genzano. Tra Arbotto Ruggeri, la finta di Ruggeri. Pistita prova a portargli il pallone, prova ad andare dall'altra parte. Pistita cost to cost, ottima risposta di Bassi. Annata ancora il ragazzo, se ne va azione. Di nuovo devastante del ragazzo del 2003, qua De Marco, non riesce però a mettere la palla in porta. Genzano, ancora Gozzi, all'indietro Linni, sembra riconquistata De Marco, il sinistro e poi Origlia, spara alto, ancora Mastroianni, pallone però difficile da raggiungere, da scendere, fallo laterale qua, Cannata per poco, non ruba la sfera, sarebbe stato l'uno contro uno contro il portiere, ma è arrivato ancora Mastroianni per Razza, 3 contro 3, il destro da fuori di Razza, grande risposta per Origlia. Gabarrini, il destro da fuori, puntato da Patriarca, si spegne però al lato. Entrato anche Luca Carri e Origlia. Gabarrini, no, andarsene Gabarrini, lo grasso coi piedi, ancora Gabarrini, rientrare sul destro. Ancora lo grasso che poi va addirittura al tiro, però oggi non si passa da lì. Veramente prestazione mostruosa per ora del porterone di casa, Mastroianni che carezza con la suola per Razza, prova a puntare, diventa sul destro, piede preferito, poi prova a verticalizzare per Origlia, capisce tutta però la difesa e Patriarca col destro, ancora lo grasso e poi Carri a fermare tutto. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo questo portiere oggi, veramente lo grasso ancora, poi il contropiede verso Silvestrini. Danno un'ottima rimessa atrale, Mastroianni la batte per Silvestrini, ancora al gigante, prova a girarsi, pallone alto. Gabarrini, ottimo l'aggancio, rientra Silvestrini, poi ancora Gabarrini con il destro, pallone out. Dalla linea di laterale, adesso tenta il tutto del tutto, ha sbagliato il passaggio. Razza per il destro di Cannata, non è che però finisce in corner.
fatto da subito. Lilli in mezzo al rabotto, prova a riaprirla al Genzano a due minuti dalla fine della partita. Arbotto verso Cannata, può andare al tiro, viene rimontato da Arbotto. Corner però conquistato, pallone fuori, Razza prova ad andare con il sinistro, pallone alto sopra la traversa, che si guadagna il tiro libero a 30 secondi dalla fine. Un 2003 che gioca così, veramente veramente tanta roba. Adesso al tiro libero va Cannata. Parte Cannata, la risposta di Bassi, vanno a cercare Lilli, attenzione Lilli, Cannata però lo porta sul destro e finisce qui. Vince la città di Anzio 2-1 dopo due minuti di sofferenza dalla rete di Arbotto. Ti abbracciano i ragazzi, ottima comunque la reazione del Genzano. Un saluto a tutti da Calcio a 5 Live e da Live Bomber, alla prossima con il futsal. Allora, sono con Fortunato Cannata della città di Anzio, vittoria per 2-1 ai danni del Genzano. Siete partiti fortissimo, poi avete un po' sofferto nel finale ma avete portato la vittoria a casa. Ti chiedo un tuo commento personale. Il primo tempo è andata meglio, il secondo tempo siamo un po' calati, merito anche della bravura degli avversari che hanno fatto un ottimo portiere di movimento e potevamo chiudere la partita già dal primo tempo, però merito anche a Genzano che ha fatto una grande gara. Grazie mille, ciao. Sì. Siamo con Valerio Arbotto del Genzano, autore del 2-1, che ha rimesso in partita la squadra ospite, ma purtroppo non siete riusciti poi a pareggiare nel finale. Guarda, purtroppo abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, un po' il primo tempo da parte degli avversari, molto bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto nel secondo palo, soprattutto le cose che hanno fatto. A noi diciamo che secondo me è mancato un po' di cattiveria sotto porta, che comunque tante volte caratterizza un po' questo tipo di gare. Va benissimo, grazie. Grazie a voi.